tutti da pupi. Oggi ci andiamo a preparare il ketchup fatto in casa. Quindi che ci occorre? Ci occorre la cipolla, passata di pomodoro, paprika piccante, zenzero in polvere, chiodo di garofano, noce moscata, aceto di vino rosso, un pochino di farina, zucchero. Adesso andiamo a vedere come si fa. Intanto ci tagliamo la cipolletta, andiamo a far soffriggere. A tra poco, eh? Ok, ketchup, abbiamo fatto soffriggere la cipolletta. Abbiamo aggiunto, una volta che era pronta la cipolletta, la salsa. E poi abbiamo aggiunto tutte le cose che ci servivano, quindi sale, zucchero, aceto di vino, la paprika piccante, noce moscata, chiodi di garofano. Adesso la facciamo cuocere per un'oretta, poi andiamo a frullare tutto e così abbiamo il nostro ketchup. Quindi ci rivediamo tra un'oretta. Ciao! Dopo un'ora e 20 di cottura abbiamo il nostro ketchup frullato. Adesso va in frigo, adesso è ancora caldo. E niente, così vi fate il vostro ketchup fatto in casa, hamburger, patatine fritte, lo potete conservare 4-5 giorni in frigorifero. Che dire? E un'altra cosa, ragazzi, se ci avete tempo, fatelo in casa, è uno spettacolo. Un bacio a tutti quelli che mi seguono, ai nuovi che arriveranno, e ci vediamo per un'altra ricetta. Ciao! Ciao da pupi!